Con il sindaco Pedrotti, in occasione di questa inaugurazione di Pordenonelegge.it, la 12ª edizione, è finito il conto alla rovescia, la città di Pordenone, grazie a questa manifestazione, ha di nuovo una vetrina che possiamo dire non solo nazionale ma internazionale. Proprio così, e non vi nascondo, oggi un'emozione. Sì, ci sono stati tanti eventi spettacolari di altissima qualità, però Pordenonelegge comincia a essere una fetta della nostra identità, e questa trasformazione culturale, questo rinascimento, come ha detto qualcuno, questo rinascimento è collegato a Pordenonelegge.it. Quindi oggi vedere di nuovo la città così accogliente, così ormai con questa attesa che si percepisce, basta passare in centro, ma non solo in centro, vedere le bandierine dappertutto, insomma siamo pronti, sono pronti, perché diamo atto e diamo merito agli organizzatori di Pordenonelegge per l'enorme sforzo fatto, siamo pronti a goderci i prossimi 5 giorni. Sindaco, questa è la sua prima però a Pordenonelegge? La prima come sindaco, certo. Perché le abitudini di casa, anche in tempi in cui i ragazzi erano piccoli, l'accordo con mia moglie era: ragazzi, ci dispiace tanto, ma dovete arrangiarvi per i prossimi 5 giorni, perché noi scompariamo, e così. Questi sono, quella settimana, prima erano 4, ma non importa, il concetto era sempre lo stesso, questo è immancabile, noi vogliamo in genere godercela fino in fondo. Come sindaco spero di avere la stessa libertà, anche se qualche dubbio mi viene.